Ciao a tutti! Allora, è da un po' che non ci vediamo, le cause sono state parecchie. La più importante, diciamo, che ho pensato bene di farmi venire l'angina in primavera e quindi niente, non stavo bene, non avevo voce per parlare e quindi non sono riuscita a fare nessun video prima di adesso. Allora, cosa dire? Nel frattempo ho letto 3 libri e spero, se non oggi, in questi giorni, di parlarvene. Ho 2 nuove entrate nella mia libreria che sono, un libro di Maria Venturi, Mia per sempre. Mi ha colpito questo libro perché sono andata a fare un girettino all'usato, come sempre, ci casco ogni volta. E sembra che sia ambientato in un paesino irlandese, quindi ormai chi mi conosce sa che io sono stra appassionata dell'Irlanda e visto che questo libro era ambientato lì, poi scritto da un'autrice italiana, ero un po' curiosa di vedere cosa ne fosse venuto fuori. Quindi niente, boh, edito Burr, prezzo di copertina sarebbe 8 euro, io l'ho pagato 2. E è un libricino, non è tanto grosso, boh, vedremo come sarà. Ero invece poi in estasi proprio quando all'usato ho trovato un libro che era nella mia wishlist e che pensavo vi sarebbe rimasto per un bel po', perché essendo appena uscito ero sicura che all'usato non l'avrei trovato e a prezzo pieno, sinceramente era per me un po' una spesa un po' troppo grande. E il libro di cui voglio parlarvi, cioè di cui vi sto parlando, è Le 13 di Susie Moloney, penso si dica, non lo so. Edito da Giunti, ha una copertina bellissima che mi piace un sacco. E il prezzo di copertina mi piace un po' meno perché è di 16 euro. E io, come vedete, l'ho pagato 4 all'usato, quindi quando l'ho visto non ci ho proprio pensato un secondo, me lo sono presa subito. Lo sto leggendo adesso, per ora mi piace, boh, sono all'inizio, sono a pagina 55, quindi vedremo insomma come sarà. E poi in questo video volevo invece farvi vedere dei cataloghi, cioè quei cataloghi che trovate adesso dall'inizio dell'anno più o meno, se andate in libreria. Dappertutto, almeno quasi ovunque, trovate il catalogo Oscar Mondadori 2012, che sta diventando per me una rovina perché sono arrivata più o meno qui a consultarlo e già la mia wishlist è lievitata. A parte questo, che appunto dicevo, lo trovate credo in tutte le librerie. Scusate, da Mel Book io ho trovato anche tutti questi altri che adesso vi farò vedere velocemente. Sono per lo più, anzi quasi esclusivamente, cataloghi di libri per ragazzi, bambini. Sì, io sono molto attratta da questo genere di libri, sia per il mio bimbo, sia per fare dei regali, sia anche per lettura personale, e quindi amo proprio vedere i cataloghi di libri per bambini. Il primo è della Motta Junior, catalogo generale 2012, e ha come copertina la copertina di un libro cartonato abbastanza grande che trovate esposto, almeno io l'ho visto, in un paio di librerie della Giunti. E sono le avventure di questo draghetto, molto molto carino. I libri poi sono catalogati e suddivisi molto bene. Ad esempio, non so, vi dice gli albi illustrati dei cuccioli e trovate tutti quegli albi illustrati per bimbi piccoli. Ce ne sono
tantissimi, davvero tantissimi. Anche qui io ne ho segnati parecchi. Non so, ad esempio, ah, eccolo qui, quello di cui vi parlavo prima. Si chiama Carlo alla scuola per draghi. Non so se avete avuto l'opportunità di sfogliarlo, ma è davvero un bel albo illustrato. Costa un bel po', costa la bellezza di 18,50 euro e sono tantini. Comunque, ok, questo è tutto quello, tutti i libri che sono editi della Motto Junior. Poi ho trovato il catalogo di Fatatrack 2012. Anche questo è appunto per libri per bambini. Mi piace perché in tutti questi cataloghi sono illustrate benissimo tutte le copertine dei libri e a fianco c'è proprio una bella descrizione esauriente, ti spiega bene che libro è, di cosa parla, ti fa a volte anche vedere le illustrazioni che troviamo all'interno. Quindi anche questo è un catalogo davvero ben fatto. Poi trovate il catalogo di Ragazzi 2012, Giunti Editore. Anche questo è un bel volumotto. E anche qui mi sono già segnata parecchi libricini anche per il mio bimbo. Proprio perché come edizione, appunto la Giunti Editore per bambini offre una buona scelta, una vasta scelta, e trovo che molti siano davvero dei bei libri. Vedete, qui fa vedere le copertine e vi indica, boh, qua solo il libro e il costo, il titolo e il costo. Ho messo un segnalibro, vediamo cos'era perché non me lo ricordo. Ah, per i libri pop-up, i libri tridimensionali pop-up. Ok, e questo era per la giunta. Ho preso, questo catalogo mi piace tantissimo, della Dama Editore, e penso che chiunque abbia bambini conosca Topotip, e ce l'abbiamo nella copertina sia davanti che dietro. Ed anche questo, libri per bambini 2012. Anche questo mi è piaciuto un sacco perché la Dami Editore è, pubblica praticamente tutti i libri di Tony Wolfe, e sapete che Tony Wolfe ha fatto davvero tantissimi libri per bambini e come illustrazioni io le trovo tra le più belle. Sono semplici ma allo stesso tempo per i bambini molto intriganti. Per chi non lo conosce, è quello che fa tutti i libri con gli gnomi, le fate, gli animali del bosco, i draghetti, è quello che avete visto passare dietro il mio micio. E anche questo l'ho trovato un davvero bel catalogo. Non, ecco, qui non ci sono trame, non c'è, viene appunto, vengono illustrate le copertine, il titolo e il prezzo, però effettivamente essendo libri per bambini piccoli soprattutto, che non c'era bisogno insomma di scrivere grandi trame. Poi ho preso Einaudi Ragazzi, M Edizioni, Buon Anniversario, Prime Pagine. Ecco, questo mi ha lasciato un po' così, nel senso che forse è già per dei ragazzini un pochettino più grandi, però non lo so, fa delle gran paginate di copertine e sì, ecco, ne ho segnati tantissimi da andare un po' a vedere in internet di cosa sono, cioè che libri sono, però non mi piace come è organizzato. Fa delle gran paginate appunto così con tutte le copertine e poi l'elenco
dei libri con i titoli e i prezzi. È una soluzione che a me non piace tantissimo. Poi ho preso il catalogo di Baba Libri, primavera 2012. Anche qui un altro metodo di paginazione che a me non piace tanto, però ci sono dei libricini interessanti e quindi vale la pena, avendo il catalogo sotto mano, dargli un'occhiata. Mi incuriosisce questo libricino qui in particolare, che si chiama Neve. Poi, vediamo un po', edizioni Usborne, catalogo, questo è vecchio però, cioè l'ho preso lì, però 2010, era lì tra i cataloghi, ma evidentemente non è molto aggiornato. Boh, è anche vero che i libri che ci sono li trovate ancora adesso, e anche qui non c'è nessuna descrizione dei libri, ci sono soltanto le copertine con il prezzo. Ci sarà sicuramente anche il più recente in giro. Questo l'ho trovato molto carino e interessante ed è il catalogo della Turing Junior. Tutto il bello del mondo, libri per ragazzi, catalogo 2012. Qui ci sono tutti quei libri quiz sugli animali, su, vedete, tipo gli squali, con tutte le cartoline, se così possiamo dire, con la storia dell'animale e le specie. Ci sono anche un po' di libri di storia, tipo quello dell'Egitto. Ci sono libri che io non conoscevo e hanno delle bellissime cartine, ad esempio c'è l'Atlante Turing per i più piccoli, che è fatto quasi come una valigetta e ha all'interno addirittura le cartine dei paesi. E questo era per quello. Andiamo un po', questo cos'era? Io non ricordo neanche più. Ah vabbè, il catalogo della Turing Editore, che l'ho preso per me proprio perché ha all'interno tutte le guide, le cartine, e a me a volte piace spulciare queste cose. E poi tra i cataloghi che io ho preferito in assoluto c'è questo Editoriale Scienza, catalogo 2012, libri di scienza per ragazzi e non solo. Mi è piaciuto un sacco perché contiene davvero tutti quei libri, ce ne sono addirittura una linea che si chiama Mini Darwin, sulla scienza, sul corpo umano, i dinosauri, lo spazio. Ne ho segnato uno perché devo assolutamente regalarlo a un bimbo e penso che poi lo prenderò anche per me. E si intitola Basta un bastone, 70 attività da fare all'aria aperta. Eccolo qui. Cioè davvero, spulciando questi cataloghi si trovano delle cose, ho trovato delle cose davvero interessanti che magari passando solo in libreria non avevo neanche notato. Ad esempio trovate anche tutti i piccoli manuali dei sassi dipinti, cioè come dipingere i sassi per i bambini, e ci sono dei disegni semplicissimi ma che secondo me rendono un sacco, come il pulcino, la pecorella, le uova di Pasqua. Ecco, l'unica cosa è che anche qui i prezzi sono carucci, quindi magari farò un salto in biblioteca a vedere se ce l'hanno, perché ad esempio questo per le uova, cioè per le uova, per dipingere i sassi costa la bellezza di 20 euro, e insomma non è poco. Però davvero l'ho trovato, anche questi sono molto carini proprio per bimbi piccoli. Uno si chiama, si intitola Chi è come me, di Nicola Davis, e l'altro Cosa diventerò, con tutti i disegnini, con, non so, gli animali che mangiano, quello che mangiamo noi, che camminano su due gambe come lo facciamo noi. Ah, e poi c'è un libricino carino che si intitola E io dove stavo? Ecco, questa è una buona soluzione per spiegare ai tuoi bambini dove erano prima di nascere.
Ultima cosa che ho preso in libreria è stato questo, che è l'informa libri, e all'interno ha sono citati tutti i saldi, che però mi sa che ormai sono praticamente finiti e passati, però quello che mi è interessato tanto è che all'interno ha tutte le copertine con le varie trame delle ultime uscite, e l'ho trovato interessante. Ok, questo è tutto per quanto riguarda questo video un po' così di chiacchiere. Sentiteci gigolare ogni tanto perché sono seduta sulla sedia a dondolo, ho dovuto cambiare un po' la posizione, tra virgolette, dove mi mettevo di solito, perché è così, ve lo dico in 2 minuti. Semplicemente prima appoggiavo la videocamera, io mi sedevo sul divano e appoggiavo la videocamera sul seggiolone del mio bimbo. Ora il mio bimbo è cresciutello, a ottobre di quest'anno farà i 3 anni, quindi ha 2 anni e mezzo, poco più. E nel seggiolone ovviamente non ci sta più, non gli serve più. E quindi il seggiolone l'ho messo via, e mettendo via il seggiolone ho perso il mio punto d'appoggio per la videocamera. Ora sto provando così, l'ho appoggiata sul davanzale della finestra. E niente, vediamo come va, se la luce è buona, se tutto funziona, penso che terrò questa. E per questo video è tutto. Quindi ci vediamo presto con un altro video, come vi ho detto, se riesco registro già le recensioni degli ultimi libri che ho letto. Ciao a tutti!